piattaforme petrolifere nel Mare del Nord. Una città ancorata sull'oceano, con più di 200 lavoratori, che estrae petrolio 24 ore su 24. Ma un giorno come tanti si trasforma in un disastro. 167 uomini muoiono in un'ora e 30 minuti. Servendoci della computer grafica, cercheremo di scoprire le cause del disastro. Le tragedie dipendono da una concatenazione di eventi e da decisioni critiche. Tutto quello che accade in quei secondi fatali. Europa. Scozia. Mare del Nord. Mercoledì 6 luglio 1988. La Piper Alpha si trova a 176 km dalla città di Aberdeen, nel bel mezzo dell'inospitale Mare del Nord. È costruita per resistere a un vento che soffia a 185 km orari e a onde alte 28 metri. La struttura misura 230 metri sopra il livello del mare e 115 al di sotto, due volte e mezza l'altezza della Statua della Libertà. Quel giorno il Mare del Nord è calmo. Sulla Piper Alpha ci sono 226 uomini, tra loro l'elettricista Bob Ballantyne. Era una bellissima giornata estiva. Il Mare del Nord non era mosso. Era davvero calmo. I complessi macchinari hanno bisogno di essere controllati regolarmente. È un lavoro senza fine. Ore 7:45. Bernard Curtis prepara i permessi per il lavoro di manutenzione. Secondo il regolamento, nessuno può lavorare sulla piattaforma senza un permesso. Questa è solo una delle regole per garantire la totale sicurezza. È molto importante perché 226 uomini vivono e lavorano a stretto contatto con un materiale infiammabile. La Piper Alpha è in funzione da 12 anni. È un impianto di estrazione. La lavorazione viene eseguita sul ponte di produzione. È composto di 4 moduli. Nel modulo D si genera energia. Nei moduli C e B si producono petrolio e gas. Nel modulo A si estrae il petrolio dal fondale marino. La piattaforma sembra una piccola città con tanto di quartieri e luoghi di svago per i lavoratori. La Piper Alpha per loro è una seconda casa. Si lavora sempre, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ore 12. Sul ponte di produzione, due addetti alla manutenzione rimuovono una valvola di sicurezza. È un lavoro di routine regolarmente autorizzato. Devono finirlo entro la fine del turno alle 18. Per l'operatore della sala di controllo, Jeff Bollans, è un giorno come tanti altri. Due uomini facevano manutenzione, i condotti estraevano petrolio mentre le macchine comprimevano i gas. L'impianto funzionava a meraviglia. Ore 17:10. Jeff Bollans inizia l'ultimo controllo prima di lasciare l'impianto. Era l'ultimo turno. La mattina seguente saremmo andati a casa. Per questo l'ultimo turno è sempre piacevole. Jeff parla con l'operatore a cui deve dare il cambio per sapere cosa dovrà fare quel giorno. Non c'è nulla di straordinario. Ore 18. Finisce il turno di giorno. Ma sul ponte di produzione gli uomini non hanno finito di riparare la valvola. Dovranno sostituirla il mattino seguente. Non è un problema. La pompa a cui è connessa è spenta. 62 uomini sulla Piper Alpha faranno il turno di notte. Gli altri 164 uomini sono fuori servizio. Mangiano, si rilassano o dormono negli alloggi. Ore 21:45. Un allarme improvviso rompe la routine.
Il suono dell'allarme è forte, non potevo non sentirlo. Poi ho localizzato il guasto. La pompa del condensato, come lo chiamiamo noi, si era ingolfata. Il condensato, come lo chiama Jeff, è l'LPG, gas di petrolio liquido, un liquido altamente infiammabile. La pompa lo comprime a una pressione di 78 atmosfere, ovvero 45 volte la pressione di uno pneumatico. La pompa si è bloccata, ma Jeff non è tranquillo. Ho visto ingolfarsi la pompa tantissime volte, non saprei dire quante, forse 20, 30 o 100 volte. È una cosa che richiede attenzione, anche se non costituisce un grande problema. Prima la ripari e meno problemi hai. Bob Vernon scende a controllare la pompa, 9 metri sotto la sala di controllo. Normalmente è facile riavviarla, ma quella sera non riescono a farla ripartire. La Piper Alpha continua a produrre condensato liquido. Nel giro di mezz'ora il serbatoio si riempirà e il sistema di sicurezza farà spegnere l'intero impianto. Ciò comporterebbe una perdita totale di energia elettrica sulla piattaforma. Non è pericoloso, ma l'impianto cesserebbe di produrre petrolio e i lavoratori devono evitarlo. La tensione è altissima. Il problema stava diventando più grande. Un piccolo incidente di routine si stava ingigantendo sempre di più. Di solito si ricorre alla seconda pompa, ma quella sera è fuori servizio per manutenzione. Se accendono la seconda pompa, il problema è risolto. Vernon controlla la scheda. La manutenzione non è stata ancora iniziata. Vernon ordina dunque di accenderla per sostituire la prima pompa guasta. Ma alle 21:55 la situazione si fa ancora più difficile. Suona un allarme. Sul ponte sopra la pompa c'è una piccola fuga di gas. Jeff spegne l'allarme e informa il collega vicino a lui. La situazione precipita. Bollands riceve un allarme dopo l'altro, tutti riguardanti piccole fughe di gas. Poi l'allarme più preoccupante. Suonavano molti allarmi, poi l'allarme di una grossa fuga di gas. Segnala un gravissimo pericolo. Ore 22. Il capitano Michael Clegg è a bordo della nave di manutenzione Lowland Cavalier, che staziona ad appena 25 metri dalla Piper Alpha. Improvvisamente vede un'esplosione, una fiammata blu che si sprigiona da sotto la piattaforma. Negli alloggi, Bob Ballantyne sta tornando nella sua stanza con una bevanda calda. La fortissima esplosione ha sollevato la piattaforma. Ci siamo staccati dal Mare del Nord e la piattaforma era scossa come da un terremoto. Charles Miller è su una barca lì vicino per scattare delle fotografie per un compito del figlio quando sente l'esplosione. La seconda esplosione ha luogo proprio mentre sta scattando una foto. Raccoglie il primo documento della tragedia che sarebbe accaduta. Ci sono 226 uomini sull'impianto in fiamme. Il 6 luglio 1988, alle 22, un'esplosione sconvolge una tranquilla serata sulla piattaforma petrolifera Piper Alpha. Sull'impianto ci sono 226 uomini. Ore 22. Nella sala di controllo Jeff Bollands crede sia un turno come tanti altri, fino a quando un'esplosione non lo scaraventa a terra. Quello che ricordo dell'esplosione è un forte boato. Mi sono ritrovato dall'altro lato della sala di controllo. Le luci erano spente, le turbine ingolfate. C'era fumo ovunque. Subito Jeff segue le norme d'emergenza. Lascia i controlli disattivati dal dispositivo d'emergenza ed esce dalla sala. Le valvole chiudono automaticamente i condotti di petrolio e gas. I generatori di corrente si spengono.
ma il pannello d'allarme principale è stato distrutto, quindi non suona nessun allarme. Un silenzio terrificante invade la piattaforma. Ore 22:05. In questo video amatoriale girato da una nave vicina, vediamo l'impianto dopo la prima esplosione. Sulla piattaforma Volans e 20 colleghi sono circondati da fumo e fiamme. Sono intrappolati a 29 metri sopra il livello del mare. Hanno poco tempo. Non potevamo risalire per via del fuoco. Poi uno dei ragazzi ha trovato una corda. L'abbiamo assicurata al corrimano e poi ci siamo calati. Scendono fino a un ponte a soli 6 metri sopra il mare e si tuffano in acqua. Quella sera vicino all'impianto ci sono una scialuppa e altre navi per l'installazione di alcuni condotti. I superstiti vengono messi in salvo con facilità. Dopo 5 minuti Jeff e i suoi colleghi vengono ripescati. Sono tra i fortunati. Ore 22:20. La Piper Alpha è scossa da una seconda colossale esplosione, ripresa in questo video. Gran parte dell'impianto è attraversato da una palla di fuoco. Bollans assiste dalla scialuppa di salvataggio. Il calore era elevato, anche se eravamo lontani dalla piattaforma. Sembrava la scena di un film. 100 uomini si sono radunati nella mensa. È il punto d'incontro nei momenti d'emergenza perché è vicina al ponte d'atterraggio per l'elicottero. Non sanno però che anche quel ponte è invaso dalle fiamme. Un salvataggio con l'elicottero è impossibile. Il fumo penetra all'interno e gli uomini intrappolati temono il peggio. Qualcuno si è messo ad urlare: ho paura. Poi qualcuno ha risposto: l'abbiamo tutti. Secondo il piano d'evacuazione, devono attendere i soccorsi nella mensa, ma non arrivano. La situazione peggiora e Jim McDonald propone di trovare un'altra soluzione, ma gli altri credono che i soccorsi arriveranno. Dissi: proverò a salvarmi da solo. Se voi non volete, affari vostri. Io voglio provarci. Jim lavora sulla Piper Alpha da 12 anni. Crede ci sia una via d'uscita attraverso la lavanderia. Quando arrivai nella lavanderia, mi accorsi che invece mi trovavo in uno degli alloggi. Così mi rannicchiai in un angolo del corridoio. Disorientato dal fumo denso, Jim McDonald si perde. Ogni secondo che passa, la sua vita è sempre più in pericolo. Ore 22:30. Anche Dave Lambert e dei colleghi abbandonano la mensa. A differenza di Jim, riescono a uscire sul ponte, ma sono circondati dalle fiamme. Le fiamme si avvicinavano sempre più. Non avevamo scelta: o rientravamo nella piattaforma o andavamo in questo piccolo deposito degli attrezzi. Ma una volta entrati nel deposito, sono bloccati. Non c'è via d'uscita. Non credevo che saremmo usciti vivi. Eravamo bloccati nel mezzo di un incendio. Eravamo in trappola. Negli alloggi, Jim McDonald si rende conto di aver sbagliato piano. Fa un ultimo sforzo e continua a cercare la lavanderia per uscire. Aprì la porta e pensai: Dio, ti prego, fa che sia la lavanderia. Guardai ed ero proprio lì. C'erano le lavatrici. Una volta fuori, attraversa correndo il ponte in fiamme e inizia a scendere. Si tuffa nel mare del nord da 21 metri di altezza. Mi tuffai in acqua. Provai una sensazione di sicurezza, di grande gioia.
Poi risalì in superficie. Jim si attacca a un pilone della piattaforma in attesa dei soccorsi. Iniziai a piangere. Questo ragazzo mi disse: non deve piangere, signore. Gli dissi: piango di gioia. Erano lacrime di gioia. Ian Latham si trova su un'altra nave di soccorso. Queste foto ci mostrano il suo equipaggio in azione. Stanno recuperando sei uomini. Tirammo su le ultime due persone e pensammo: ok, ora andiamo. Invece eravamo intrappolati tra le macerie della piattaforma. Mentre dietro di loro impazza l'inferno, cercano disperatamente di farsi strada fra le macerie. L'elettricista Bob Ballantyne e alcuni colleghi, 33 metri più su, stanno tentando la fuga. Ma Bob crede stiano andando dalla parte sbagliata. Non so perché ho cambiato idea. Dissi solo: no, non voglio passare di qua. Mentre i suoi amici scendono dal lato ovest, Bob passa dal lato est. Sarà questa scelta a salvargli la vita. Ore 22:49. Più giù, in acqua, Ian Latham cerca di farsi strada fra le macerie. Il calore è insopportabile. Sembrava di essere su una griglia gigante, tanto faceva caldo. Dissi ai miei colleghi: dobbiamo andare via di qui o faremo una brutta fine. Un secondo dopo ci fu una forte esplosione. E mi ritrovai in acqua. Ore 22:50. Un'altra colossale esplosione sulla piattaforma. I frammenti arrivano fino a 800 metri. Le navi sentono le vibrazioni da 1,5 km di distanza. L'esplosione travolge la nave di Latham. Ian non vede più né la nave, né l'equipaggio, né i sei uomini che ha soccorso. Nuota fino a un pilone della piattaforma. C'è un altro superstite. Guardai meglio e vidi qualcuno. Era Bob Ballantyne. Vidi Ian avvicinarsi a nuoto. Gli tesi la mano e lo avvicinai al pilone. Ero contento fosse lì. In due ci si fa forza. Bob e Ian restano aggrappati alla piattaforma divorata dal fuoco. Ad ogni esplosione la piattaforma tremava. Il pilone era grande. Ci stavamo aggrappati, ma stava diventando rovente. Era davvero caldo. Avevo le orecchie infuocate. Bob e Ian si inoltrano in mare. Nuotano con le ultime forze fino a una nave vicina che li soccorre. Hanno riportato delle ustioni e sono esausti. Sulla piattaforma in fiamme, Dave Lambert è intrappolato nel deposito. Ma l'esplosione delle 22:50 apre una nuova via di fuga. Se non ci fosse stata quell'esplosione, temo che saremmo tutti morti. Non ci sarebbe stata via d'uscita. Dave esce dalla capanna sulla piattaforma in fiamme a 45 metri sul livello del mare. Appena raggiunge il parapetto, un'altra esplosione lo catapulta in acqua. Sopravvive miracolosamente alla caduta. Vede le navi di soccorso, ma non ce la fa a raggiungerle. Ero esausto. Pensai: sono arrivato fin qui, non posso affogare ora. Dave è fortunato. All'ultimo momento una nave lo avvista e lo porta in salvo. La Piper Alpha collassa non appena viene recuperato l'ultimo superstite. Ore 23:20. Un'altra violenta esplosione. La Piper Alpha è ormai distrutta. Collassa un sifone, poi l'impianto di estrazione.
La piattaforma si inclina verso est. Il settore con gli alloggi e la mensa, dove gli operai attendono i soccorsi, si stacca e affonda fra le onde. Non ci sono superstiti. Poi anche il resto della piattaforma affonda nel mare del nord. Mezzanotte e 45, la Piper Alpha è distrutta. Del colosso di 20.000 tonnellate resta solo questa piccola parte, il modulo A. Sulla Piper Alpha c'erano 226 uomini. Le vittime, inclusi i due soccorritori, sono 167. La tragedia prende tutti di sorpresa. Il petrolio del Mare del Nord è l'orgoglio della Gran Bretagna, fonte di grandi guadagni. Non era stato registrato alcun incidente prima. Gli impiegati sulle piattaforme in tutto il mondo si rendono conto del pericolo. Il disastro della Piper Alpha si è consumato in un'ora e mezzo. Ripercorrendo gli eventi e analizzando i rapporti, scopriremo cos'è veramente accaduto. Cosa ha innescato la fatale catena di eventi? Come mai questo impianto, attivo da 12 anni, si è trasformato in un inferno? Servendoci della computer grafica, arriveremo nel cuore del disastro. Quando il governo inglese avvia le indagini, il giudice Cullen chiama 89 esperti per investigare sul disastro. Ma dopo l'esplosione rimane ben poco da studiare. Rod Sylvester Evans partecipa alle indagini. Non c'era più il luogo dell'incidente. Restava solo il modulo A, ancora non sommerso dal mare. Il resto della piattaforma era andato perduto. I resti dell'impianto sono sul fondo del mare, a 145 metri di profondità. Gli investigatori possono contare solo sui testimoni e sulle foto di Charles Miller. Con questi miseri indizi devono risolvere il caso. Gli investigatori interrogano i superstiti. La testimonianza dell'operatore della sala di controllo, Bollands, era di cruciale importanza. Ha rilevato una serie di allarmi per fuga di gas poco prima dell'esplosione. Un'ora e 35 minuti al disastro. Gli allarmi provengono dal ponte di produzione. Gli investigatori studiano i quattro moduli 15 metri per 46 che compongono il ponte. Tutti gli allarmi provenivano dal modulo C. Un altro indizio conferma l'ipotesi. Michael Clegg, sulla Lovan Cavalier, vede un flash blu fuoriuscire dal modulo C. Queste due prove bastano a convincere gli investigatori che il modulo C sia il luogo dove è iniziato il disastro. Ma qual è il materiale infiammabile che ha prodotto la vampa blu? La Piper Alpha produce tre materiali infiammabili. Gas naturale, gas di petrolio liquido o LPG, noto come condensato, e petrolio grezzo. Tutti e tre potrebbero aver innescato l'incendio. Si investiga prima sul petrolio grezzo estratto dalla piattaforma. Brucia in un modo particolare. Il professor Doug Aldrisdale, esperto in materiali infiammabili. Quando prende fuoco, brucia la superficie e le fiamme hanno una forma caratteristica. Sono larghe e producono fuliggine. Ma l'esplosione iniziale non produce fiamme larghe, ma un flash blu. Drysdale conclude che non è stato il petrolio. Restano il gas naturale e il condensato. Dato che è più leggero dell'aria, il gas tende a salire. Il condensato invece è più pesante e scende.
gli investigatori ripensano all'importante testimonianza fornita dal capitano Clegg. Ha visto il flash blu uscire da sotto il modulo C. La fonte che ha alimentato il flash doveva essere più pesante dell'aria. Si tratta del condensato. Ma questa esplosione è stata relativamente piccola, equivalente a quella causata da un serbatoio di petrolio. Come ha potuto dunque causare un tale disastro su una piattaforma petrolifera di ben 20.000 tonnellate? Una serie di esplosioni ha distrutto la Piper Alpha, uccidendo 167 uomini. Si tratta di una tragedia di enormi dimensioni, con gravi ripercussioni sull'industria petrolifera mondiale. Servendoci della computer grafica e dei documenti ufficiali, cercheremo di ricostruire la fatale catena di eventi, secondo per secondo. Gli investigatori ritengono che il disastro sia iniziato con una piccola esplosione di condensato, gas di petrolio liquido. Hanno localizzato anche il luogo di inizio del disastro, il modulo C. Ma in quel modulo non avrebbe dovuto esserci una perdita di condensato. Da dove è fuoriuscito? Gli investigatori rivolgono l'attenzione agli allarmi ricevuti da Bollands nella sala di controllo poco prima dell'esplosione. Avevamo capito che l'unica spiegazione per tutti quegli allarmi era una perdita di condensato all'estremità est del modulo. Nell'estremità est del modulo C, il condensato è regolato da due valvole di sicurezza. Si tratta di dispositivi di sicurezza in grado di resistere a più del doppio della normale pressione. Perdevano? Gli investigatori fanno una scoperta. Una delle valvole era stata rimossa per un normale controllo. Forse il condensato è fuoriuscito dal tubo aperto? Scoprono che la procedura prevede che gli operai, quando rimuovono la valvola per effettuare una manutenzione, devono sostituirla con un disco metallico proprio per evitare fuoriuscite. Il condensato dunque non poteva uscire. Tuttavia, gli investigatori credono che la valvola c'entri col disastro. Vengono condotti dei test su un identico disco di metallo dopo aver ben stretto i bulloni. Questo video delle immagini ci mostra i test. I risultati mostrano che il disco poteva perdere se i bulloni non erano stati stretti con una chiave, ma solo con le dita. Se avessero stretto i bulloni, non avrebbe perso, ma erano lenti. È un indizio essenziale. Gli investigatori credono che quel disco inserito male costituisca la causa della catastrofe. Ma qualcosa non torna. La valvola in questione era sotto manutenzione. Non avrebbe dovuto esserci condensato nel tubo. Gli investigatori devono risolvere un nuovo mistero. Servendosi delle mappe, individuano un condotto sotto il ponte collegato alla pompa. Ma la pompa era fuori servizio per manutenzione. Non doveva contenere condensato. Poi interrogano gli operai. Scoprono che la pompa in servizio quella notte si era rotta un'ora e 45 minuti prima del disastro. Il caposquadra è morto, dunque non possono interrogarlo. Tuttavia è evidente che ha azionato la pompa sotto manutenzione per sostituire quella guasta e far continuare la produzione. Ma alla pompa sotto manutenzione manca la valvola di sicurezza. L'operatore ha introdotto il condensato dentro la seconda pompa poco prima dell'incidente. È evidente che voleva azionarla. Per azionare una pompa, gli operai devono prima introdurvi del condensato.
ed è quello che è accaduto un'ora e 35 minuti prima del disastro. Il condensato inizia a fuoriuscire. Il disco è fissato male, con i bulloni stretti a mano. Scatta il primo allarme nella sala di controllo di Bollands. Quando la pompa è pronta, l'operatore introduce altro condensato. Aprì la valvola per introdurre altro condensato. È proprio allora che la fuoriuscita è aumentata. Nella sala di controllo scattano numerosi allarmi, incluso quello di pericolo estremo, poco prima della prima esplosione. Un'ora e 30 minuti al disastro. Il condensato esplode nel modulo C. Gli investigatori risalgono la catena di eventi, ma c'è un anello mancante. Il modulo C è progettato con pareti ignifughe per resistere alle fiamme per almeno 6 ore. E la prima esplosione non è molto violenta. Ma le foto rivelano una sorpresa. Meno di 10 secondi dopo l'esplosione nel modulo C, una palla di fuoco si sprigiona dal vicino modulo B. Come ha fatto a uscire così velocemente? Gli investigatori conducono una serie di simulazioni di esplosioni e di esperimenti. I risultati sono sorprendenti. Le pareti ignifughe resistono al fuoco, ma non alle esplosioni, neanche alle più deboli. Le pareti ignifughe sono composte di 2,5 metri per 1,5 di pannelli ignifughi assemblati insieme. La prima esplosione distrugge la parete, scagliando i pannelli nel modulo B, come dei missili impazziti. Ogni pannello equivale a un'auto di una tonnellata che si schianta a tutta velocità. Gli investigatori credono che i pannelli siano la causa della rottura di un condotto di condensato nel modulo B. È questo il condensato che ha alimentato la palla di fuoco della foto. Ma questo incendio dura pochi secondi. Gli investigatori non credono sia stato quello a distruggere l'impianto petrolifero. Qualcosa ha causato l'esplosione più grande che 19 minuti dopo ha schiantato la Piper Alpha. Ma cosa? Gli investigatori cercano di spiegare la serie di incendi ed esplosioni che hanno distrutto la Piper Alpha e ucciso ben 167 uomini. Dopo 2 esplosioni, un nuovo incendio si sviluppa nel modulo B. È alimentato da qualcosa. Ma cosa? 20 fotografie registrano lo stadio iniziale dell'incendio. Non è molto, ma è la migliore prova disponibile. Qui si vede la palla di fuoco salire dalla piattaforma. Si tratta di un incendio di diverso tipo, con un'alta penna di fumo. Il fumo a forma di penna è caratteristico del petrolio grezzo. Il modulo B era il posto peggiore in cui potesse scoppiare un incendio, perché conteneva serbatoi con 55 tonnellate di petrolio grezzo. Nella restante ora e 10 minuti, la situazione precipita. Un'esplosione colossale scuote l'impianto. È un inferno che attraversa la piattaforma. Ma questo incendio non parte dal modulo B dove si trova il petrolio grezzo. È più in basso. Come ha fatto il fuoco ad arrivare lì? Ancora una volta gli investigatori cercano indizi nelle foto scattate da Miller. Dalle foto si vede chiaramente che l'incendio è sotto il modulo B. La soluzione è una sola. Il petrolio grezzo in fiamme è penetrato di sotto e ha alimentato il nuovo incendio.
è penetrato attraverso il punto dove i sommozzatori stavano preparando dei lavori. Quest'area è coperta da grate. Il petrolio in fiamme avrebbe dovuto penetrare attraverso i buchi e scendere in mare. Invece si ferma lì, provocando un incendio. Gli investigatori sono perplessi. Poi trovano un indizio. I sommozzatori avevano steso sulle grate una copertura di gomma. Quando erano in immersione, erano a piedi nudi e la grata era scomoda. Sfortunatamente qui c'è il condotto ad alta pressione collegato alla tartan. La tartan è un'altra stazione petrolifera vicina alla Piper Alpha. Questo condotto la rifornisce di gas sotto pressione. Secondo gli investigatori, il petrolio ha formato una pozzanghera in fiamme sulla copertura di gomma proprio sotto il condotto contenente gas, a una pressione di 120 atmosfere, 70 volte superiore a quella di un comune pneumatico. Senza la copertura di gomma, l'incendio avrebbe potuto essere domato e la catastrofe evitata. Ma c'era. Il condotto si riscalda, indebolendo il metallo. Il calore intenso, il metallo indebolito, il gas pressurizzato. Non c'è più nulla da fare. Quando è esploso, dal condotto sono uscite all'improvviso 15 o 30 tonnellate di gas pressurizzato, che ha causato una specie di grossa palla di fuoco di 15 metri di diametro che ha invaso tutta la piattaforma. Il gas fuoriesce dal condotto a una velocità di mezza tonnellata al secondo. Una quantità pari a quasi tutto il consumo di gas domestico in Inghilterra. Continua ad uscire per un'ora. Con la rottura di questo condotto non c'è più nulla da fare. Non c'era modo di controllare l'incendio. La piattaforma si stava fondendo. Ci sono altri due condotti di gas che escono dalla Piper Alpha. Il più grande contiene 1120 tonnellate di gas e tre volte più grande di quello che è appena esploso. Gli investigatori sanno che ormai è solo questione di tempo prima che anche questo condotto esploda. A un'ora e 10 minuti dal disastro è impossibile fermare l'inferno sulla piattaforma. Poi un'esplosione ancora più violenta. Uno dei due condotti ha ceduto. Bob Ballantyne sopravvive, i suoi amici dall'altro lato no. C'è stata un'esplosione e loro sono stati travolti dalle fiamme e inceneriti. La nave di Ian Latham è intrappolata fra le macerie. L'esplosione distrugge la nave e uccide tutti a bordo, tranne Ian. Mi ritrovai in acqua, mi guardai intorno. C'erano fiamme ovunque. L'incendio è violento. Non serve vedere le foto. Gli investigatori raccolgono dati dalle altre piattaforme collegate con la Piper Alpha. 40 minuti al disastro. Gli investigatori scoprono che la pressione del gas nel condotto più grande inizia a diminuire. Vuol dire che il condotto è esploso. Solo un condotto che collega la Piper con la Claymore a 35 km di distanza resta integro. 10 minuti al disastro. Un'altra forte esplosione. Si tratta dell'ultimo condotto. Un'ora e mezzo dopo l'inizio del disastro, l'inferno miete le sue ultime vittime. Molti operai si rifugiano negli alloggi, ma il settore si stacca dalla piattaforma e affonda nel mare del Nord, trascinando con sé numerosi uomini. Un'ora dopo non resta più nulla della Piper Alpha, a eccezione del modulo A. Raccogliendo tutti i tasselli, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il puzzle e fornire una spiegazione. Ma giunge una nuova e scioccante rivelazione. L'ultimo anello della catena rivela un errore umano.
La gigantesca Piper Alpha è andata distrutta. Secondo per secondo, gli investigatori ricostruiscono gli eventi. La fatale sequenza inizia alle 21.45, quando viene messa in funzione una pompa priva di valvola di sicurezza. Ma gli investigatori non capiscono come mai gli operai abbiano azionato la pompa se non era sicura. Il permesso di lavoro è un documento per avvertire gli operai se c'è una manutenzione in corso, per evitare proprio questo tipo di incidenti. Quando analizzano il documento, gli investigatori scoprono che quella mattina, alle 7.45, era stato firmato un permesso per la manutenzione a una delle due pompe. Forse per la manutenzione alla valvola è stato firmato più tardi un secondo permesso. Ma i documenti che potrebbero confermare l'ipotesi sono a 145 metri sotto il mare, insieme ai resti della Piper Alpha. Poi, 3 mesi dopo l'incidente, le squadre di recupero rinvengono 2 blocchi degli alloggi. Vengono recuperati 81 corpi. Gli investigatori cercano nuovi indizi. Trovano dei documenti. Stranamente, nonostante il fuoco e l'acqua, sono ancora leggibili. Ebbene sì, c'era una copia del permesso. È importante. Ci avevano detto che era stato firmato, ma non eravamo sicuri. Ora avevamo la copia. Questo è il permesso originale, recuperato dalle acque. È il permesso numero 23434 per l'operazione di manutenzione alla valvola numero PSV504, datato 6 luglio 1988. È il primo anello della fatale catena di eventi. Gli investigatori hanno la prova che sono stati redatti 2 permessi, uno per la pompa e un altro per la valvola di sicurezza. Sulla Piper Alpha gli operai raccoglievano in diverse cartelle i permessi per le diverse zone della piattaforma. Sembra logico, ma è proprio qui il problema. La pompa si trova in una zona, la valvola in un'altra. Dunque i permessi sono tenuti in 2 diverse cartelle. Ecco da dove è derivato il problema. I 2 permessi dovevano essere conservati insieme. Questo semplice errore, invece, ha fatto sì che i 2 permessi fossero separati. Quando l'operatore legge il permesso per la pompa, non può sapere che la valvola di sicurezza è stata rimossa. Il permesso della valvola è in un'altra cartella. Per lui era come se il permesso non esistesse. Quindi quando la pompa B si è fermata e lui ha chiesto «Posso accendere l'altra?», l'ufficio manutenzioni ha dato l'ok. Quando accendono la pompa, innescano anche la fatale catena di eventi. Secondo gli investigatori, gli operai di turno non sapevano della valvola mancante. Altrimenti non avrebbero mai acceso la pompa. Vedono solo il permesso della pompa, dove la valvola non è menzionata. All'origine della tragedia, prima dell'incendio e delle esplosioni che hanno distrutto la piattaforma e ucciso 167 persone, dietro questa catastrofe c'è un errore di organizzazione nel sistema dei permessi. Una stretta sequenza di eventi conduce al disastro sulla Piper Alpha. Una qualsiasi alterazione nella sequenza avrebbe potuto ridurre o addirittura evitare la catastrofe. Se il sistema dei permessi fosse stato efficiente, l'operatore avrebbe saputo della valvola mancante. Se il disco metallico fosse stato fissato bene, il condensato non sarebbe fuoriuscito. Se le pareti ignifughe avessero resistito all'esplosione, il disastro non si sarebbe esteso. Se i sommozzatori non avessero steso una copertura sulla grata, non si sarebbe formata una pozza di petrolio in fiamme e i condotti non sarebbero esplosi, facendo crollare l'impianto e uccidendo 167 persone. L'inchiesta di Cullen ha criticato molti aspetti delle operazioni di estrazione nel Mare del Nord,
ma soprattutto ha criticato il sistema dei permessi, considerato la causa fondamentale della tragedia. La Occidental Petroleum, la compagnia della Piper Alpha, ha pagato miliardi di risarcimento ai familiari delle vittime. Ma a causa dell'insufficienza di prove, non sono state individuate responsabilità penali. I superstiti pagano un prezzo alto. Dave Lambert sente l'essere sopravvissuto come una colpa. Sono felice di non essere morto, ma provo comunque un senso di colpa. La vita cambia, niente ti sembra più avere importanza, niente ti sembra più uguale. Ci vogliono diversi anni per superare questo stato d'animo. Ian Latham, unico superstite della nave di soccorso, vive la cosa in modo totalmente diverso. Ero sempre allegro e non mi preoccupavo di nulla. Ora ho capito che la vita è troppo breve. Prima mi rattristavo per delle cose insignificanti. Ora mi importa solo di quelle importanti. Da una parte mi dispiace, perché vorrei essere ancora com'ero prima della tragedia sulla Piper Alpha. Il rapporto stilato da Cullen ha contribuito a cambiare totalmente le modalità di estrazione sugli impianti inglesi. Ma la tragedia ha avuto ripercussioni anche sull'industria petrolifera mondiale. La speranza è che un disastro come quello della Piper Alpha non si ripeta.